Le quali fiamminghe, come sappiamo tutti, andavano molto in voga a Napoli nel periodo di Re Alfonso I, soprattutto anche dopo, durante il regno di Ferrante I d'Aragona. La Madonna, ecco, la geometria della figura, questo triangolo che vedete, che segna proprio, insomma, no, quest'asse. Tutto come lui ha modellato le pieghe, tutta questa linearità e soprattutto la volumetria della testa. Laurana era nato ritrattista perché dai suoi primi busti, quello che vedremo subito dopo di Palermo, si vede proprio la grande sensibilità dell'artista the cranial line, cioè proprio sul cranio. Questo forse sembra a voi una cosa non importante, insomma, però era per quel periodo gli scultori tutti, per tutti gli scultori di allora era per loro la prova del fuoco, cioè come scolpivano la testa. Lì veramente potevano dimostrare se hanno conoscenze di anatomia o non ce l'hanno, perché il corpo lo coprivano con la veste, quindi nascondevano la mancanza di conoscenza di anatomia. Invece la testa e le mani erano i traditori. E Laurana veramente, insomma, era molto sensibile alla costruzione del cranio e riusciva molto bene. Comunque, Laurana si sforzò a creare una scultura perfetta, come era questa, la Madonna di Noto che abbiamo visto prima. Quindi abbiamo il meglio di sé, Laurana dà il meglio di sé. Dall'altra parte, il tipo fisionomico della Madonna di Noto, quella prima, la Madonna di Noto, segnala la prima, diciamo, dimostrazione. Ecco, proprio questa è il primo, diciamo, la prima occasione in cui vediamo che Laurana cambia tipo fisionomico rispetto a delle Madonne che aveva già fatto in Palermo e in altre città siciliane precedentemente, come la Madonna, per dire, della Cattedrale di Messina, del Palazzo Lacreide, eccetera, altre Madonne, che avevano questa tipica tipo fisionomico franco-fiammingo, con il viso lungo, gli occhi a mandorla, che erano, diciamo, un studio, no, che, tipi fisionomici, i quali dimostravano un studio proprio di atelier, non un studio, non un'osservazione naturale. Invece questo è proprio un'osservazione anaturale, proprio un studio fisionomico, probabilmente ispirato, immagino, Laurana da Antonello da Messina. Antonello da Messina fu quello che ha suscitato a lui questa di intraprendere proprio l'osservazione naturale e di creare tipi fisionomici, proprio traendo ispirazione da persone, insomma, da modelli. Busti, perché poi Laurana è conosciuto per questi Sì, busti questo è di il donne busto di Palermo, bellissime, il tra primo busto che l'altro. lui ha eseguito a Palermo. Non sappiamo il soggetto di questo busto, sono state avanzate varie ipotesi intorno al personaggio raffigurato, però nella verità non sappiamo. Nel mio libro ho ricostruito diciamo, la preistoria di questo busto secondo le documentazioni del periodo. Comunque quello che è importante, come dicevo, è che qua abbiamo una concezione di ritrattistica che è basata sulla medaglistica, quindi sulle medaglie, che veramente sappiamo che i primi busti quattrocenteschi sono basati sulle medaglie del periodo, in quanto favoriscono la visione di profili, profilo destro o profilo sinistro, quindi tante volte gli artisti creano un viso con due metà uguali, che è una cosa naturalmente questo è una caratteristica, diciamo, di carattere di idealizzazione, è una idealizzazione, perché nessun essere umano una metà è proprio uguale all'altra metà.
ma loro la facevano così appunto perché si basavano sulla teoria antica greca, quella di Policlito, del canone, eccetera, basata sulla sezione aurea e sul canone, cioè tutto deve essere misurato nella scultura, no? E questa è anche la sezione aurea. Quindi attraverso la misurazione, attraverso la geometria, l'applicazione della geometria e della matematica, riuscivano a creare questo modello di bellezza ideale, che era proprio quello voluto dal periodo. È interessante forse mettere tra parentesi qua che questa è una caratteristica che poi anche Leonardo da Vinci, nonostante che la ritrattistica era molto avanzata nel suo periodo, ha voluto sfruttare questa diciamo mancanza di conoscenza di questi scultori, ma per un altro scopo. Per esempio la sua donna, il ritratto che vediamo, il ritratto che oggi è custodito presso la National Gallery di Washington, la Ginevra dei Benci, piccolo ritratto di Leonardo da Vinci, se lo vedete bene, se lo osservate bene, capirete che una metà è proprio uguale all'altra metà. Un gioco così c'è, sì, anche, sì, nella Mona Lisa. È molto, diciamo così, molto intellettuale, diciamo così, molto concettuale come tipo di rappresentazione. Ci dice anche, no, il gusto di una rappresentazione proprio legata al classicismo, no? Questa idea dell'allontanamento poi dalla realtà, no? Proprio del gioco della finzione. Ecco, questo forse è uno degli elementi importanti proprio dei busti di queste donne del Francesco Laurana. Vediamo un'altra, che anche questo è molto bello, fra l'altro, sì, rende giustizia a Battista Sforza dopo, sì, il dipinto di Piero della Francesca, che qui insomma è un po' più carino. Questa è una straordinaria scultura, molto imponente, maestosa veramente. Ricordo come mi colpì, insomma, quando le vidi per la prima volta nel Museo Nazionale del Vargello a Firenze. Proprio erano i tempi che avevo cominciato allora il dottorato, sulla fine degli anni Ottanta, insomma, veramente ero rimasta molto impressionata da questa scultura, della sua frontalità, del suo dinamismo, della sua forza interiore espressa in questa scultura, del personaggio espresso in questa scultura. La cosa interessante sollevare qua è che abbiamo due cose, diciamo, antitetiche. Da una parte abbiamo un viso che è molto particolarizzato, nel senso che tutti i lineamenti facciali sono stati proprio tratti con la massima nitidezza, la massima accuratezza, la massima sensibilità verso l'espressione del personaggio, e dall'altra parte abbiamo un torso che è molto semplificato, molto semplificato e molto lineare. Questo busto è stato molto probabilmente seguito dopo la morte di Battista Sforza, la quale morì di parto nel 1472. Quindi probabilmente era molto ed è unico in quanto è l'unico esempio nella ritrattistica rinascimentale di cui abbiamo sia il busto sia la maschera funeraria, sulla quale maschera funeraria è basato questo busto, e la quale maschera funeraria oggi è custodita nel museo di Louvre. Però è molto interessante perché poi il volto invece è molto vivo, non so come dire, molto, sì, armonioso, e sì, dà proprio l'idea, sì, a quello che dicevi te, anche questo lavoro su... Questa vivacità che è molto molto controllata, se vediamo un po' il viso, è proprio dello stampo di Piero della Francesca. Se uno studia Piero della Francesca, si rende conto del fatto che con i minimi mezzi, proprio con una sottilissima, diciamo, sottilissimi contorni, con la massima, diciamo, economia dei suoi mezzi,
Piero riesce a dare vita alle sue figure, e lo stesso è valido anche per Laurana. Se vediamo il busto, per esempio, le labbra sembrano chiuse da lontano, ma se uno si avvicina al busto vede che le labbra sono leggermente aperte, siccome respira, il busto respira, il personaggio respira. Poi gli occhi sono abbassati, naturalmente su questo abbassamento degli occhi, su questi occhi, lo sguardo rivolto in su, ho scritto tanto, perché all'inizio si pensava che erano delle tesi, diciamo, erronee, avanzate da altri studiosi in passato, che questi busti erano collocati in alto, sopra le porte, eccetera, secondo l'uso dei romani, che poi è stato adottato anche nel 400, quindi queste donne guardavano giù quello che passava, eccetera. Io invece ho capito, attraverso lo studio che ho fatto della letteratura del periodo e delle opere letterarie scritte per queste donne, trattati, eccetera, che invece questi busti erano intesi proprio a dimostrare questi personaggi di corte. Naturalmente sono tutte principesse aragonesi, la Battista era duchessa di Urbino, di dimostrare pudicizia, modestia, religiosità, insomma queste virtù che dovevano coltivare tutte queste dame di corte. Che poi per Battista Sforza ritorna anche nell'allegoria, no? Dietro il ritratto di Piero della Francesca, andiamo avanti. E questo è Eleonora d'Aragona. Sì, questa è Eleonora d'Aragona, che io ho potuto identificare come non era identificata questa prima dello studio mio. E si pensava che fosse Ippolita Sforza, altri dicevano che era Beatrice d'Aragona, insomma erano varie identificazioni, ma la cosa proprio strana era che tutti si occupavano di identificare questi personaggi senza poter avviare un studio proprio sulla tecnica di queste opere, per capire insomma come lo scultore, con quali artefici lo scultore personalizzava i suoi busti, perché ovviamente ci sono degli elementi, dei stilemi comuni tra tutti questi busti, per esempio gli occhi abbassati, però dall'altra parte se uno osserva molto bene trova che alla fine insomma sono individui, ogni busto, ogni personaggio è diverso dall'altro. Con un buon studio delle medaglie di Eleonora d'Aragona, che era la seconda figlia, la prima figlia di re Ferrante I d'Aragona, figlio di Alfonso I d'Aragona, un bel studio delle medaglie fatte di lei e del suo marito Ercole Gonzaga, Ercole d'Este, dopo insomma il matrimonio, medaglie di Sperandio e di altri medaglisti del periodo, e anche il famoso disegno della sua figlia, di Isabella Gonzaga, seguito da Leonardo da Vinci, un disegno che sappiamo tutti, no? Il ritratto di Isabella Gonzaga, figlia di Eleonora, fatto da Leonardo da Vinci di profilo, che si trova al Louvre. Ho potuto identificare questo personaggio e sono sicura che si tratta di Eleonora d'Aragona, la prima figlia di re Ferrante, che poi è sposa a Ercole d'Este di Ferrara e diventa duchessa di Ferrara. Era una donna di grande religiosità e di grande anche piglio, di grande determinazione, insomma una donna che veramente governava quel periodo. La tecnica in qualche modo che lo contraddistingue, no? Nella realizzazione di questi busti, che poi adesso che sono un rapporto importante del volume. Che abbiamo, ecco, naturalmente quali aspetti tecnici di Laurana sono tanti, però io non vorrei annoiarvi. La cosa fondamentale è che i fiorentini concepivano la ritrattistica nei termini di rilievo. I fiorentini erano molto bravi, come sappiamo tutti, non solamente nelle opere scultoree, nei marmi di tre dimensioni, ma erano bravissimi, anzi erano quelli che l'avevano inventato, il rilievo schiacciato, sappiamo i rilievi schiacciati di Donatello. Quindi,